Stai ascoltando il podcast di Discorsi Fotografici. Dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia. Novità, interviste, recensioni, cultura fotografica. Discorsifotografici.it. In questa puntata, per lo speciale Cortona on the Move 2021, abbiamo con noi Arianna Rinaldo, direttrice artistica del Cortona on the Move. Arianna Rinaldo, direttrice artistica del Cortona on the Move. Cosa significa siamo umani? Com'è cambiata l'idea di umanità dopo l'evento epidemico? Siamo umani, we are humans, è il tema di questa edizione di Cortona on the Move. È un tema che è nato in maniera molto organica e naturale in questi mesi, proprio in risposta, in reazione a quest'anno abbondante vissuto in maniera umanamente difficile per tutti. Da un certo punto di vista siamo stati tutti connessi grazie alla tecnologia moderna, però in realtà distanti, lontani, senza la possibilità di toccarsi, di abbracciarsi, di guardarsi negli occhi veramente. E quindi è nato spontaneo l'esigenza di ripensare la nostra umanità. Credo che sia un'esperienza che nel nostro piccolo, nelle nostre case, abbiamo vissuto un po' tutti in questo anno e mezzo. Tutti nel momento del lockdown, e parlo a livello globale, perché anche se ovviamente con tantissime differenze, però tutti abbiamo vissuto in qualche modo questa esperienza di essere chiusi in casa, abbiamo avuto del tempo per guardarci dentro, per sentire la mancanza degli affetti primari, degli amici, della socialità, per riguardare foto vecchie, recuperare oggetti, pulire la casa, insomma ci siamo un po' connessi con quello che è il nostro contorno e intorno domestico. E quindi sicuramente l'essere umano che esce da questo periodo pandemico sarà diverso internamente. Quello che, su cui ancora abbiamo dei dubbi e delle incertezze è su come sarà esternamente, a livello proprio di azioni e comportamenti. Si è parlato molto del fatto che questa pandemia ci ha fatto riflettere, ma ci deve far riflettere sul modo di vivere dell'uomo contemporaneo, la globalizzazione, l'ambiente, tutte tematiche che si sono sempre trattate in questi ultimi anni, però che con l'avvento del coronavirus, del Covid-19, sicuramente sono diventate molto più pressanti. E quindi la speranza è proprio che questa nuova umanità riprenda il contatto con le cose essenziali, riapprenda a stare insieme, a socializzare, a connettere, non in senso appunto tecnologico, ma in senso umano. È una speranza. Purtroppo la storia ci insegna che l'essere umano non sempre apprende dai propri errori. E questo evento globale è unico nella storia contemporanea. Se andiamo indietro possiamo arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, se parliamo di un evento che ha coinvolto una gran parte del pianeta. Il Covid-19 sicuramente lo ha coinvolto tutte, quindi forse questo è ciò che farà la differenza nel evolversi e nel creare un nuovo essere umano. Durante il Covid siamo stati abituati ad immagini di confinamento, malattia, lotta al virus, diventate immagini ordinarie. Come potrà la fotografia farci tornare oppure evolvere verso una nuova normalità e rendere straordinarie queste immagini a cui ci siamo quasi assuefatti? Sì, durante l'apice, diciamo, della crisi virale, siamo stati sommersi da immagini drammatiche, diverse nei diversi paesi nei quali gradualmente appunto faceva il suo passaggio il virus, a partire dopo la Cina appunto dall'Italia proprio.
immagini di medici, di infermieri, immagini di bare, di soldati, di cimiteri, si sono moltiplicate in maniera esponenziale in questi mesi, nei primi mesi della pandemia. Come sempre la fotografia, quando parla di drammi, raggiunge un punto in cui si crea una certa assuefazione. Succede è successo con la fotografia di guerra, con le fotografie di conflitto, e ci sono stati anche tanti dibattiti proprio ontologici sul linguaggio fotografico, a partire da Susan Sontag, insomma, che ci ricordano qual è il ruolo e la funzione della fotografia, e come è vero che rimarcare e documentare, essere testimoni di certi eventi è importantissimo, però anche la maniera in cui poi queste immagini vengono distribuite, viste, assorbite dal pubblico, dai lettori, dagli osservatori, è importantissimo, proprio per evitare questo raggiungimento di questa assuefazione, questa fatica nel guardare i drammi. Io credo che con Cortona on the Move, con il progetto The COVID-19 Visual Project, fatto in partnership con Intesa San Paolo, abbia contribuito in qualche modo a cercare di superare questo difetto della fotografia, proprio perché l'idea del progetto era di raccontare storie diverse, in primis ovviamente la crisi sanitaria, però il progetto è costituito da 7 capitoli che toccano diverse tematiche, cercando di guardare all'esperienza terribile della pandemia, del confinamento, da diversi punti di vista. E quindi c'è spazio ovviamente anche per la nuova normalità, o questa idea di nuova normalità che ancora non sappiamo bene come sarà. E quindi anche in un progetto così duro, così difficile, così complesso come The COVID-19 Visual Project, abbiamo cercato di trovare delle storie che permettessero di vedere l'altro lato della medaglia. Cioè, è vero, stiamo tuttora attraversando un momento complicatissimo, difficile e drammatico, però da questo ci sono delle storie positive, c'è la possibilità di ricrescere, rinascere, ripresentarsi al mondo in maniera diversa. E la fotografia ha questo compito, di trovare queste storie e farle conoscere, in modo che da lì si possa prendere ispirazione poi anche per i nostri comportamenti. Qual è stata la più grande sfida vinta nell'organizzare questa edizione del Cortona on the Move 2021? Ma sicuramente la sfida principale di Cortona on the Move, undicesima edizione, è stata proprio il presentarsi come evento di incontro e di incontri in un momento di incertezze, ancora di socialità limitata. È una sfida e continua ad esserlo adesso, anche durante le giornate inaugurali. Ovviamente ogni minuto scopriamo quelle che sono le difficoltà e i limiti dovuti a questa situazione. Ci sono ovviamente sfide che succedono tutti gli anni nell'organizzazione di un festival, gli imprevisti legati alla produzione dei lavori, delle immagini, gli imprevisti legati a uno spazio storico e antico come è la cittadina di Cortona, e quindi tutte quelle che possono essere le difficoltà degli spazi espositivi, che non sono normalmente spazi espositivi adibiti a mostre, quindi con tutte le specifiche del caso. Quindi a questi imprevisti siamo abituati, dopo 10 anni per me, 11 anni per il festival, a incontrarci con mura così dure che non si riesce a trapanare o a mettere un chiodo, a finestre che non si chiudono, e varie tipologie di problematiche di allestimenti. Sicuramente la sfida più grande rimane quella della socialità. Un festival, tutti i festival, tutti gli eventi culturali sono importanti perché ci si può incontrare. Lì nasce il dibattito, nasce la conversazione, nascono le riflessioni sul mondo e sulla fotografia stessa come linguaggio. E il poterlo fare in maniera limitata sicuramente non aiuta. Credo che il passo che abbiamo fatto quest'anno è importante, così come altri eventi culturali, altri festival stanno pian pianino riprendendo le loro attività.
Sarà necessario ripensare ovviamente, in seguito a questa esperienza, il format dei festival e degli incontri culturali in generale, ed è questa la sfida maggiore.